Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è il grande giorno della partenza. Stamattina ho fatto già tutta la mia skincare pre-aereo perché, come vi dico sempre, l'aereo secca la pelle. Andare ad alte altitudini fa questo effetto e quindi mi sono intanto portata avanti. Ho sistemato già tutto dentro la borsa. Alla fine, appunto, siamo riusciti in questa grande impresa. Se vi siete persi il video prima di questo, lo trovate sul canale dove vi ho fatto vedere i miei segreti, trucchetti, piccoli consigli per viaggiare soltanto con un borsone di queste dimensioni, che vi posso assicurare che è piccolo. Ho messo la mia maglia di Junghee 11 e un quarto e tra pochino viene fuori mia madre che è staccato prima dal lavoro, così mi accompagna lei in aeroporto. Ovviamente non mi truccherò in nulla perché non c'ho proprio gli sbatti. All'inizio ero tipo sì, ok, magari faccio solo gli occhi, poi ho detto senti, dopo che ho fatto tutta sta skincare, cioè, va bene così, va bene così. Quindi ragazzi, io finisco di mettere a posto le ultime cose e noi ci vediamo direttamente in aeroporto, penso, nella prossima clip. Passengers are required to respect the distance of a... All'uscita, sto uscendo adesso. Sono fermata giusto a prendere uno snack, mele e burro d'arachidi. Guardate com'è nuvolosa la nostra Edimburgo. Ora devo solo trovare il bus per Glasgow. Sono sull'autobus, quindi prossima fermata finalmente Alessia. In realtà è stato molto semplice, quindi non ho avuto problemi. Solo che c'ho un vento e ho già mal di testa, cioè ci sono partita col mal di testa. Buongiorno, giorno 2 a Glasgow ufficialmente. Ieri alla fine sono arrivata ma non vi ho fatto vedere nulla, ero stanca. Poi siamo andate subito a cena fuori. Alessia è lì che sta preparando la colazione. E ovviamente ci siamo svegliate presto perché oggi c'è giorno 1 del concerto online. Quindi sono pronta, facciamo colazione e poi iniziamo. Abbiamo anche già rifatto il lettino. Guardate che carino. Stiamo facendo il porridge. Me lo stai facendo anche a me alla fine? Sì, ma lo faccio pure un po' l'altro. Ah, lo fai una per volta. Questo è il tuo porridge? È tipo crusca. Ah, è l'altra sveglia. Alexa, spegniti, grazie. Ma che spegniti? Alexa. Ci sei? Ci sono sempre quando sento la parola di attivazione. Ok, grazie. Ma a parte io non sapevo quella cosa del sussurro, cioè mi ha aperto un mondo. Ieri sera faceva Alexa, metti la sveglia alle 8:30. E quella gli ha risposto tutto sussurrato. Un po' inquietante, eh. L'ho detto, guarda, l'ho sognata per un attimo, eh. Ho detto, guarda se... Ma questa non fa cose strane. Tu l'hai visto la musichetta? È tutta molto... È molto soft, è troppo soft. Ma chi si sveglia? No, no, mo è soft. Poi fa un... Dice non ti sei svegliato fino adesso. Prova, prova. Chi devo dire? Ti metto la sveglia fra 2 minuti e poi sono fra 2 minuti. Niente, oggi Alexa è stressata. Alexa, metti una sveglia tra 2 minuti, grazie. 2 minuti a partire da ora. Sai che non ci ho mai provato a fare nel microonde? Lo so, ma tu sei proprio British. Ma cosa ci metti? C'è tutta una composizione da fare. No, sì. Fammi vedere. Vabbè, viene bene infatti. No, però più che altro devi azzeccare bene la proporzione. La quantità. Ma qua c'è un giardinetto. Sì, è il famoso. È vero, quello dove si vedono i secchioni. Ecco la tecnica da Masterchef. Masterchef chi? Quindi ci metti, hai detto, questo cioccolato, giusto? E dai, via, si scioglie. Ma poi ragazzi, la mamma di Alessia ha preso queste. Non potete capire l'odore. Poi lo proviamo. Sono troppo buoni i bagel, perché non li fanno da noi? Infatti ogni volta che torno in Italia l'uva c'ha i semi. Eh no, devi cercare quella senza semi. E invece qua ce l'hanno tutte tante. Addirittura c'è un'uva. Io sono rimasta malissimo con questa qua perché fa schifo. È al sapore di candy floss. Ah, ma me l'avevi mandata quella volta saponi, che avevi cercato. Schifo, madonna. Sì, ho capito, ma è una cosa chimica. Come non lo fanno? Non lo so, onestamente. Non mi sono mai posta. Ti poni le domande sbagliate, infatti.
Il generale. Sono quasi le 9. Ricordati tutti i calcoli che abbiamo fatto. Era le 10. Non so se sono pronto. Dipende, sarà bellissimo. Mentre c'è amico robottino là che pulisce, abbiamo collegato il computer alla TV. Guardate la mia manina glassata. Questa è la prima volta che li vediamo dopo averli visti. Visti. Aspettate, ve l'avevo fatto vedere questa. Sono nella parte dell'università, quella più vecchia. Guardate che belli questi edifici. Qua ci sono tutte gli students accommodation. Troppo troppo bellino. Ci sono anche dei bei macchinoni, tra l'altro. Comunque abbiamo fatto tutto il concerto, abbiamo pranzato e poi appunto Alessia adesso aveva 2 orette da fare la lezione all'università, quindi ovviamente l'ho detto, io vado a fare un giretto, mi vedo un po' le cose. Quanto mi piace girare nei supermercati dei posti in cui vado. In questo caso vabbè, qui ci sono un po' di cose, anche il kimchi addirittura. Poi qui è una zona abbastanza asiatica dove c'è l'università di Alessia, quindi è pieno di questi prodotti. Formaggio, ovviamente burro. Qui c'è tutto il latte, anche le mega confezioni. Ovviamente tanto porridge e tanti digestive, i miei biscottini. Gelati. C'è il gelato della Lotus. Ovviamente il Ben & Jerry's, qua Giulia impazzirebbe. C'è anche la mia pizza preferita, la ristorante. Qua c'è quella hawaiana e la mini pepperoni slice. Credo di essere arrivata ai giardini. Guardate che carino qua dentro. Ci sono arrivata alla fine. Tra l'altro pensavo facesse molto più freddo. Tanto più freddo. Paradossalmente fa più freddo da noi in Italia. Qua è un freddo veramente sopportabile. Tant'è che io rimango scioccata ogni volta, perché io vengo con sciarpa, cappello. Loro hanno in giro maniche corte. Quindi credo proprio che adesso mi metterò su una di queste panchinelle e mi sono presa l'uva. Alessia che mi ha portato a fare un giro nel suo supermarket coreano. Ma non potete capire quanto è pieno di roba rispetto a quello dove vado io ad esempio di solito. Questi sono tutti i ramen. Abbiamo preso un po' di cosine. Cioè guardate tutte le salse. Qui il curry, gochujang, eccetera eccetera. Questo è il caffè, quello che mi bevo la mattina. Ma questo... Oddio, ma come l'hanno portato? Questi sono nuovi. Abbiamo fatto il nostro shopping di cose. Fai vedere i The Boys. Sono Yoongi. E un gin, così lo portiamo a Nicole stasera. Io Yoongi già ce l'avevo. Ma c'era un giorno con la faccia deformata, ho detto non è il caso di comprarlo. Era tipo schiacciata per la foggia. Buongiorno, giorno 3. Giorno e mezzo senza contare l'arrivo. Tutta la giornata di oggi. Stiamo andando. Vabbè, ma Dio! Guardate che c'è scritto. Oggi facciamo le ragazze di un certo spessore. Guardate che bello. Venite in questo museo, anche perché è gratis, giusto? Sì. Per tutti. Ma qua tutti i musei sono gratis. Ah, tutti i musei sono gratis, ma io così. Hi. Ma sembra tipo una chiesa. Ma guarda che è presente con l'organo là. Ti devo portare in un pub che è stato ricavato da una chiesa. Dai, adoro queste cose, che carino. Ditemi se non fa molto Hogwarts qua dentro. C'è pure un albero. Dai. Qua si fanno aspettare. Da sotto sta musica. Cosa stai preparando di buono? Alle 3:30 di pomeriggio. Ah, quindi cosa hai messo là? Spiegaci la ricetta. I nostri amici a casa sono curiosi. Tanto la aglio carne. Perché a te piace. No, perché è così. Ok. Non
noi apprezziamo l'autenticità. La carne a pezzettini. Ok. Di maiale che è? Si userebbe il pork belly. Ok. Però per me è troppo grassoso, quindi uso pork basta. Ok. Poi serve kimchi. E poi sta pian pianino. Cioè... per ora abbiamo solo aglio e pork. Ok. Ok, va bene, perfetto. Quindi vanno insieme intanto. Allora, in teoria dovresti buttare tutto insieme nella pentola. Mm. Però secondo me ha più flavor se ah, lo fai. Quindi c'è anche una piccola. Sì, ok. Una piccola, c'è una piccola licenza in questo piatto. Sì. Poi che fai? Fai la paste, tac, butti dentro, ta ta. Comunque tanto aglio, tanto perché non abbiamo problemi, certo. Fai il tac. Okay. Fa bene al cuore comunque l'aglio. Bisogna vedere. Noi ragazze dal cuore frasi. Beh sì, dai, alla fine comunque una volta che è stato spappolato. Quanti zucchi sono? Dipendendo, questi erano piccolini, quindi non so, tipo 4. Non immagino se fossero state grosse cappacce d'aglio. Sono state due. Dai, ovvio. C'era. Cioè, qua non si può mai star tranquilli comunque. Mi ero quasi scordata che dovevamo fare il kimchi cucumber. Cucumber. Oddio, mi hai fatto venire in mente quella canzone. C'è presente la canzone del cucumber? Proprio detto così, cucumber. No. Spero venga meglio di quello che avevo fatto io. Sarei giudicata. Non male, malissimo. Dobbiamo accendere il computer perché ieri è uscita la nuova stagione di Pechino Express. Quindi adesso dobbiamo collegare il VPN e vederlo. Questo è il nostro risultato finale. Allora, come aspetto ci sta, ti dico, eh. L'hai assaggiato? No, non mi fido neanche di me, è questo il problema. Dipende. Tu ti fidi di te? Che aglio? Ah, dici che è quello? No, anche se questo è fresco, appena fatto... Fresh. Vediamo invece l'altra cosa che ci sta preparando. Abbiamo anche la cuociriso che ci sta facendo il riso. Quindi è qui in cottura. L'hai trovato? Sì, col VPN però. Dura 2 ore? Sì, è un programma. Buongiorno, oggi piove. Non mi dire. Siamo svegliate molto presto e stiamo andando al cinema a vedere il famoso concerto online. Sei pronta? Con la tua maglia di cinema. Allora io c'ho questo, no, dopo vi faccio vedere da quando arriviamo al cinema. No, io non vedo la gente che c'è. Se conosci qualcuno. Guardate che carina la metro di Glasgow. Abbiamo preso il bigliettino. E ora aspettiamo. Siamo uscite dalla metro. Guardate che bel cielo che c'è qui. Sempre molto carino. E ora andiamo direttamente al cinema. Siamo arrivate al cinemello. Abbiamo anche preso popcorn. Ci hanno dato questo. Acqua, tutto pronto. Siamo molto excited di questa cosa. Cioè questa è un'esperienza che ci manca effettivamente. Al cinema mai visto? Al cinema. Allora io ho messo la maglia di Suga. Un po'. Aspetta. Così. Lei si è messa qua. Cimie. Alessia mi ha portato in questo posto di CD, delle cose, ovviamente mi ha fatto comprare delle rubine. Ed eccomi tornata nella mia cameretta. Oggi ho fatto il viaggio di ritorno, infatti si vede, guardate che faccia provatissima da una persona che si appisola in aereo continuamente, ma non riesce mai a farsi un sonno normale. E quindi appunto sono tornata a casa, bene, precisi, lì per fortuna sono precisi, quindi l'auto arriva preciso, tu sai, ecco, ora arrivi in aeroporto. Mi hanno fatto solo il problema del computer, per il semplicissimo motivo che ho sbagliato io una cosa, ho messo tipo la sciarpa sopra il computer, in realtà va lasciato libero quando passa sotto il metal detector, quindi mi hanno bloccato, mi hanno fatto rifare il giro, insomma. Però sono tornata a casa, adesso devo aprire tutti i pacchetti che sono arrivati in questi giorni e lo volevo fare con voi. Non mi sono trovata male con il
bagaglio, quello, ecco, piccolino, tipo il borsone. Certo, mi sono messa sempre addosso le stesse cose, però a parte ciò sono anche riuscita a portare qualcosa. Vabbè, Alessia ha la mamma che è spagnola, quindi da poco era stata in Spagna e mi ha portato questo. Ha detto che lo devo provare. È tornata mamma e ha portato... Che cos'è? Non lo puoi leccare. Quindi questo... Poi allo shop, al suo shop asiatico, ho preso queste cose perché io non le trovo mai. Mi ha detto che devo provare assolutamente questi, che sono i ciaciaroni, che non sono i ciappaghetti, ma dovrebbe essere la versione più buona, quindi proveremo. Poi questo qui è il gochugaru, che è la polvere di peperoncino, che qui da noi costa un botto, mentre lì costava tipo 4 sterline. Quindi ovviamente me la sono portata via. Poi c'era un negozietto di dischi, quello vi ho fatto vedere. Ho preso il peluscino, questo qui, il keychain di Mang, che infatti adesso andrà qui in vetrinetta insieme all'altro di Cookie. Tutto quello che ho preso. Adesso c'è la missione pacchetti, perché praticamente ho tutte queste cosine, tra cui tra l'altro c'è un avviso di giacenza di un pacco che mio padre non ha voluto pagare la dogana. Io non so assolutamente che cosa sia, quindi boh, nel dubbio me l'andrò a prendere, 5 euro di dogana e passa la paura. Poi questi pacchetti piccoli sicuro sono di AliExpress. Sono di quelle cose che io magari compro tipo la notte e neanche me ne accorgo. Però sono contenta di essere tornata. Posso ricominciare anche a fare i daily vlog. Pensavo di riuscire a farli mentre ero lì, ma in realtà non siamo quasi mai state a casa. Mi veniva ovviamente complicato. Ok, questo qua è un keychain, però non ve lo posso far vedere perché è un regalo. Poi quest'altro. Ah, questa è la spilletta. Guardate che carina. Poi questa è una photocard, sicuro, perché vedete come le impacchettano. Sono queste due, le card del Suzu. Guardate questa. Ok, poi questi, alcuni non so che cosa siano, però alcuni devo stare attenta perché non ve li posso far vedere, che ve li devo mostrare meglio, che li ho presi per fare un video. Esatto. Quindi dovrete rimanere ancora per un po' con il dubbio. Tra l'altro questa è una cosa fighissima. Questo qui invece è un pacchetto di Benefit. Questo ve lo posso far vedere. Che cos'è? Che novità è uscita che mi sono persa in questi giorni? Allora, ci dovrebbe essere uno specchietto. Ah, sono i correttori, i Boing. Oh, finalmente è arrivato il pacchetto di La La Lab. Vi ricordate le stampe che avevo fatto fare per le cornici? Ci ha messo letteralmente una vita per essere soprattutto delle stampe, bastano. Però guarda caso io ho scritto all'assistenza clienti. Tra l'altro sto notando che sembrano giganti queste foto. Ho scritto all'assistenza clienti e mi è arrivato poi il pacchetto. Ah, qui c'è un coso da screcciare. Qui c'è un 30% sul prossimo ordine, che probabilmente non verrà fatto perché a sto punto. Vediamo, perché neanche mi ricordo. Allora, questa del JQ. Poi qua. Queste sono quelle del concerto. Che belle. Dai, questa ragazzi è tipo una delle mie preferite. Momento Jungmin. Poi questa qui di JK. Se penso che le ho fatte io. Questa è bellissima. Dato il tutto direi che ci stanno. Sono fatte col telefono, dallo schermo, zoomate, cioè tutta una cosa. Questa è meravigliosa. E un altro Jungi. Dopo provo a metterle nei quadretti, vediamo. E poi c'è quest'altro pacchetto che non ho capito. Ah, ok, è un'altra di quelle cose che ho preso per il famoso video e che quindi non vi posso far vedere. Non vedo l'ora di girarvi questo video. Devo solo aspettare che mi arrivi tutto quanto. Momento chiacchieratina finale, perché vabbè, tanto poi domani vi racconterò. Tra l'altro ho dei capelli inguardabili, perché a parte sono stata sempre col cappello perché tirava un vento assurdo. Poi siamo andate in piscina barra spa, ci siamo lavate lì nelle docce. Mi ero portato lo shampoo e il balsamo, però io di solito metto anche la maschera, poi faccio la piastra. Invece stavolta li ho asciugati così, non ci ho messo la maschera, cioè sono tipo un po' così. Siamo state benissimo, ripeto, abbiamo fatto tantissime cose. Io adesso non mi ricordo neanche se ho ripreso tutto, perché non ho sicuramente ripreso tutto. Però non vi preoccupate, perché praticamente devo riandare tra meno di un mese, che alla fine vi ricordate vi avevo parlato che volevamo fare il viaggio per sia per il mio sia per il suo compleanno. Quindi vado appunto per quelle date lì. Poi ovviamente verrete con me. Vedrete.
vedremo se riuscirò a pubblicarvi qualcosa in sincro, diciamo, in tempo reale. Ci dovrò ritornare ancora per poi anche il concerto di Harry Styles, vi ricordate? Quindi detto ciò, ragazzi, io adesso mi butto in doccia, cioè sono le 10 quasi, mi butto in doccia, poi volevo iniziare ad editare questo video, così domani lo potevate già vedere, quindi spero vi sia piaciuto e che non sia stato troppo caotico, ripeto. Quindi adesso torneremo con i daily vlog, devo recuperare, da domani si ricomincia a lavorare, quindi per oggi vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.